proviamo adesso a ragionare, torniamo un attimo indietro, no, sull'esercizio del laboratorio, ragioniamo su un punto. Il punto 2 del laboratorio ci chiedeva, nella costruzione del grafo, fare delle query nel database, sul database. No? Quindi, se torniamo indietro a ciò che facevamo nel modello, in qualche modo non vogliamo più fare un lavoro di questo genere, cioè far tutte le prove e controllare le stringhe ogni volta, ma vogliamo, data una parola, chiedere al DAO, no, al database, dammi le parole simili. Noi abbiamo diversi livelli a cui possiamo pensare di usare questo. Il livello più semplice, più sbagliato anche, sarebbe quello di dire: io questo metodo simili, anziché farlo lavorare con le stringhe, lo faccio lavorare sul database. Quindi ogni volta che devo chiamare simili, cioè per sapere se due stringhe sono uguali, faccio una query nel database per ogni coppia di archi. È chiaro che così il numero di query sul database esplode e di fatto sto facendo lavorare il database per una cosa per cui lui non è nato, cioè andare a recuperare ogni volta il dato singolo. Molto meglio sarebbe dire, prima di modificare fatemi fare un branch, scusate, se no ce ne pentiamo dopo. Grafo da DB. Ok. Dire, anziché fare un loop in cui ci sono tutte e due le parole, potrei pensare che a livello di modello considero una a una le parole e poi per ogni parola mi faccio dire dal DAO qualcosa del tipo dammi tutte le parole simili alla parola più 1. E quindi avrò una lista di parole e quindi il DAO a questo punto, lavorando nel database, qui sto speculando, sto inventando, no? Potrà in una query sola darmi tutte le parole simili. Gli passo una parola e lui lavora, frulla, poi mi dà le parole simili corrispondenti. Okay? A questo punto, questo elenco di parole simili, per ciascuna di queste parole simili aggiungo un arco. No? Questo è un modo diverso di ragionare, di pensare al grafo. Dico, va bene, ho un vertice, io so quali sono i vertici, li prendo uno a uno e dato un vertice chiedo al database quali sono i suoi adiacenti, e il database tirerà fuori un elenco di parole che sono adiacenti a quella data. Il lavoro sulle stringhe, sui confronti, lo faccio fare al database e lui mi dà direttamente una lista. Questa lista devo prendere, di questa lista devo prendere un elemento alla volta, ovviamente, ed andare a creare l'arco corrispondente tra più 1 che rimane fisso e più 2 che va a scandire questa lista. In questo modo chiamerò un metodo parole simili per ogni vertice del grafo. Quindi se il mio grafo ha 3000 vertici, chiamerò 3000 volte questo metodo. Come può essere fatto questo metodo? Come può essere implementato? Beh, allora innanzitutto entriamo nel DAO. Quindi creiamoci il DAO che ho chiamato parola DAO.
Ok? E qua questo metodo parole simili che non esiste lo andiamo a creare. Data una parola mi dà l'elenco delle parole simili. Allora, qual è una query che possiamo fare? Possiamo usare i caratteri jolly, no? Delle SQL. Quindi se questa è la mia database posso fare, ad esempio, se la parola è cane, no? Potrei chiedermi tutte from parola where nome like allora cane, dove la prima lettera sostituisco con il simbolo di underscore. In SQL sapete che il simbolo di percento sostituisce una qualunque sequenza di lettere, il simbolo di underscore invece sostituisce un singolo carattere. Quindi se facessi così mi dovrebbe dare l'elenco di tutte le parole che hanno la prima lettera libera e le altre sono A, N, E. Poi devo fare un'altra in cui l'underscore lo metto in una seconda posizione e mi darà queste altre parole e così via, nella terza posizione e nella quarta posizione. Quindi il DAO dentro dovrà farsi questo lavoro di spostare l'underscore, perché che io sappia in SQL non c'è modo di dire una lettera in qualunque posizione. Quindi farò delle query di questo genere. Allora mi conviene pensare a un metodo più semplice, magari un metodo privato, parole simili in una certa posizione, in posizione, visto che devo fare queste query tante volte, col trattino nella posizione 0, posizione 1, posizione 2, posizione 3, in ciascuna posizione faccio una query diversa. E poi questo metodo parole simili in posizione lo richiamerò tante volte dal metodo parole simili, no? Per semplificarmi il lavoro. Quindi una cosa potrebbe essere così: creo la lista di risultati, risultato uguale new array list o linked list. L'ho linkata perché la copiamo tante volte. Dopodiché per ogni posizione della stringa minore di p.getName nome.length di più più vado a calcolare le parole simili in una certa posizione i. Cioè, mettendo il trattino nella posizione 0, quali sono le parole simili? Mettendo il trattino nella posizione 1, quali sono le parole simili? E così via. E queste parole che vengono restituite le aggiungo alla collection. Quindi il risultato, punto add all, di questa collection qua. Ok, quindi separo il problema in due funzioni, una che mi sposta il trattino e costruisce la collection, e l'altra che invece quando fa la query sa già qual è la parola e sa qual è la posizione in cui deve mettere il trattino. Ritorno al risultato. E la seconda a questo punto farà la query vera e propria. Quindi proviamo a scriverla. Uguale questa cosa qua. Non mi piace l'asterisco, mettiamo i divi con la parola, perché così ops, copia e incolliamo qua, dove al posto della parola ovviamente ci metto il punto interrogativo perché è il parametro variabile.
La parola come la devo fare? Devo ottenerla sostituendo alla parola, al nome che c'è scritto nella parola P, un trattino nella posizione POS. Quindi, noiosissimo esercizio di ginnastica con le stringhe, come la chiamo? Pattern, no? Un pattern che devo verificare. Cosa è fatto? È fatto dai, dalla prima, i primi caratteri, i primi, è fatto da tre pezzi, no? Tutti i caratteri della parola P fino a POS escluso. Poi il carattere trattino, poi i caratteri della parola P da POS in avanti. Quindi è P.getName, nome, punto substring, metodo substring mi dà la porzione di stringa a partire da un indice di partenza e un indice di arrivo. L'indice di arrivo ritorna è la sottostringa inizia all'indice di partenza e si estende fino al carattere all'indice endindex meno 1. Ok? Quindi dall'indice di partenza compreso all'indice di arrivo escluso. Quindi in questo caso substring l'indice di partenza è 0 e l'endindex è POS, perché il trattino va messo in posizione POS. Quindi il substring mi tira fuori la parte di stringa fino a POS meno 1, che è quello che mi serve. Poi ci aggiungo il trattino, poi ci aggiungo il resto della stringa. P.getName.substring a questo punto dal POS più 1 fino alla fine. Fino alla fine basta omettere il secondo parametro. Quindi così sto costruendo, sto prendendo la stringa e sto rimpiazzando il carattere nella posizione POS col trattino. Essendo le stringhe un tipo di dato immutabile in Java, non posso andare a sostituire dentro la stringa, devo costruire una nuova componendo insieme i pezzi come il Lego. E una volta che ho questo, a questo punto è lavoro di SQL. Quindi connection uguale dbconnect.getConnection, prepare statement. Statement uguale connection.prepareStatement, prepare con la stringa SQL che gli ho dato. Poi in questa stringa, vabbè, qui ovviamente prepariamoci a gestire eccezioni, in questa stringa devo iniettare il mio pattern, quindi st.setString parametro 1 pattern, e poi posso finalmente eseguirla, eseguire la query. st.executeQuery e mi restituisce un result set che posso andare a, ma a questo punto scusatemi, ma del codice che fa questo ce l'ho già, perché ce l'avevo, avevo un metodo, ad esempio search by length che abbiamo usato prima, una volta che ho eseguito la query lo aggiunge al risultato, quindi questo ce l'ho già, lo rubo dal metodo a fianco. Devo solo ricordarmi di definire un result che era qua. Questo P, perché non gli piace? Ah, perché si chiama già P questa cosa qua.
quindi P2. Ok. Se c'è qualche eccezione, return null. Quindi se non abbiamo sbagliato qualcosa, questo metodo fa questa query con underscore nella posizione giusta e mi restituisce un pezzo di lista. Questi pezzi di lista vanno poi concatenati insieme in modo da ottenere la lista completa di tutte le parole. Questi saranno poi gli archi del grafo. Allora vediamo se ciò che abbiamo detto a parole funziona davvero. Nome. Questo. Grazie. Sì, perché parola non è, non è una colonna. Ok. No, cosa hai che non ti piace? Sì, avevamo tolto un ciclo ma non avevamo tolto la parentesi grafa corrispondente. Allora, vediamo se quadra. No, scusate, queste sono le query di prova del modello. Andiamo su main. Allora, con 4 lettere vediamo cosa ottengo. Un'eccezione, ovviamente. Ah sì, 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 sì. Allora, questo è un'eccezione che mi ha dato jgraph.d, come vedete che quando chiamo attach mi dice loop not allowed. Certo, perché io quando faccio la query col trattino mi restituisce anche la mia parola di partenza. E quando faccio attach non devo aggiungere anche me stesso. Perché il grafo è un grafo semplice e quindi non ha i cappi. Quindi ha ragione lui, come sempre, e quindi questo lo devo aggiungere solamente if not p1.getNome equals p2.getNome. Allora, se i due nomi non sono uguali, allora posso aggiungerlo al grafo, se no, no. Niente, sto sperando che ci è arrivato quasi indenne. Parole caricate, lei è riuscito a caricarle, però si arrabbia perché vi insegno a fare le cose e poi sono io il primo a non farle. Il database mi dice too many connections perché ho dimenticato di chiudere la connessione. È chiaro che quando cerchi di aprire un milione di connessioni, quindi DAO, con get connection, poi sperabilmente connection.close. Visto che a maggior ragione questo metodo lo chiamiamo miliardi di volte, riproviamoci. Sto guardando.
database sta lavorando. Noi abbiamo 3000 vertici nel grafo, 3000 rotti. Per ciascuno di questi vertici facciamo 4 query diverse, giusto? Perché il trattino lo posizioniamo. Quindi stiamo facendo qualcosa come 12000 query, mal contate. Queste query quanto tempo porteranno via? Una query come questa, ne faccio un po' così, faccio una media a occhio, porta via 30 millisecondi. No? Mal contati. Allora, se io faccio un calcolo e dico che ho 0,030 secondi per 3300 vertici per 4 posizione, perché in ogni posizione faccio una query diverse, mi vengono fuori 396 secondi, no? Che sono 6 minuti, 6 minuti e mezzo. Questo se, quindi questo ci dice che forse non è un modo molto furbo, bisogna riuscire a ottimizzarlo. Però sta andando avanti. In realtà, se andiamo a misurare il tempo che si sta mettendo o che ci metterà, scopriremo che è molto maggiore, più del doppio di questo valore qua, nella pratica. Perché? Ma perché l'interazione tra il programma e il database non è solo l'esecuzione della query pura e nuda, ma c'è tutto il problema, il tempo di connessione. Tutte le volte che apro e chiudo una connessione, ma poi basta fare due misure di tempo su questo, tutte le volte che apro e chiudo una connessione spendo probabilmente 50-60 millisecondi, che sono più del tempo che ci metto, che spendo a eseguire le query veramente. Quindi in realtà la maggior parte del tempo che sto spendendo qua, che sto perdendo, perché 6 minuti sono già passati, ma lui non ha ancora finito, adesso ci siamo dimenticati di mettere i timer, nella prossima versione li aggiungiamo, sto spendendo i tempi a aprire e chiudere la connessione. Allora, non ci sarebbe un modo più furbo, di ottimizzare questo tempo? Di evitare ogni volta che faccio una query di aprire e chiudere la connessione? Perché questo è tempo morto. Qualcuno dice, ma beh, allora la connessione la apro all'inizio e la chiudo alla fine del programma. Allora, sì, ma non è ancora una soluzione, perché avere una connessione unica, condivisa tra tutti i metodi del DAO. Noi non facciamo transactions qua, istruzioni transazionali, però se uno aprisse una transazione e dentro questa transazione si vanno a finire anche le query che ha fatto un altro metodo, sicuramente gli rovina l'integrità del database. Ma l'altro problema è che magari l'utente è lento a fare le sue cose, se io una connessione unica la apro, non faccio niente per 10 minuti perché vado a prendere il caffè e poi arrivo, schiaccio un bottone, la connessione si chiude, è andata in time out, non sta accesa per sempre. Quindi dovrei avere un meccanismo un pochino più flessibile che mi permette di prendere, di usare delle connessioni senza doverle realmente aprire. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a un metodo più evoluto rispetto all'attuale per ottenere le connessioni, più efficiente rispetto al metodo attuale che conosciamo. E questo prende il nome di connection pooling. Poi, mentre lui sta girando, poi prenderemo dei tempi, cercheremo anche di quantificare se conviene o no. Cosa significa connection pooling? Significa cercare di azzerare praticamente il costo dato dall'apertura o la chiusura di una connessione. E noi abbiamo
questo modo di programmare, che all'interno del DAO ogni metodo si apre e si chiude la sua connessione, ma è giusto così, è giusto mantenerlo questo metodo di programmazione, perché incapsula le informazioni, incapsula i dati. Il problema è che fa perdere tempo. Io non voglio avere una connessione come oggetto globale visibile a tutti, perché questo mi rovina poi la manutenibilità del programma. Voglio mantenere questo modo di programmare dentro i DAO, ma chissà se riesco a trasformare l'operazione get connection da un'operazione che mi costa 100 millisecondi ad un'operazione che mi costi zero. Come posso fare? Posso fare con questo trucco che è detto di connection pooling. Cioè, immaginiamo di non avere una connessione che mi apro e mi chiudo ogni volta, ma immaginiamo che all'inizio del programma io apro un certo numero di connessioni. 2, 10, 7, 5, 30, un certo numero. E le metto lì in pool, in un insieme condiviso di connessioni, già aperte, già pronte. Quindi questo vuol dire che quando il programma parte, magari pago una penalità di mezzo secondo o giù di lì per aprire tutte queste connessioni. Le apro e le tengo aperte, le ho già pronte. Dopodiché i metodi del DAO possono prendere in prestito una di queste connessioni, se non sta usando nessuno, la usano, quando vi usano la restituiscono. Ma dal punto di vista del database, il database si vede queste, facciamo finta che siano 5, così sulle dita di una mano viene bene, queste 5 connessioni aperte, e sulla connessione numero 3 ogni tanto gli arriva una query, poi dopo gli arriva un'altra query sulla connessione numero 4. Ma lui esegue il database. Semplicemente sulla stessa connessione vanno a finire query diverse di metodi diversi. Ogni volta che un metodo del DAO ha bisogno di fare una query, prende una connessione, qual è quella libera? La 3, ok, dammi la 3, eseguo una query sopra, poi la restituisco, quando finisco di usarla, la restituisco in modo che qualche altro metodo la possa usare. Ma non c'è costo di connessione, perché sto prendendo una connessione che è già aperta. Quindi semplicemente ci mando dentro la query. L'operazione di prendere in prestito è semplicemente prendere la variabile Java per poterla usare. Il database non se ne accorge, non sa nulla di tutto questo. Ok? Quindi, ridefiniamo un po' i concetti. Prendere la connessione vuol dire prendere in prestito una connessione tra quelle già aperte. Chiudere una connessione significa restituire la connessione di cui non ho più bisogno al pool delle connessioni disponibili. E quindi abbiamo bisogno di un broker, no? Di qualcuno che ci gestisca questo pool. Noi non faremo più noi l'apertura delle connessioni, lo facciamo fare a qualcun altro, il quale pensa lui ad aprirle e poi a prestarcele. Tra l'altro, chi fa questo lavoro di gestione dei pool delle connessioni può anche essere intelligente, nel senso che il numero di connessioni aperte tipicamente lo può far dipendere dal carico di lavoro. Se il programma fa più query, lui può aprire nuove connessioni e quindi distribuire meglio il carico. Se il programma invece è idle e non fa query, lui può tranquillamente chiudere alcune delle connessioni per sgravare il database da questo lavoro. Se una connessione va in timeout, lui ci pensa a riaprirla. Tutte queste, diciamo così, operazioni di bookkeeping delle transazioni stesse. Allora, l'architettura JDBC prevede questo connection pooling. Adesso mi spiace perché i nomi di queste classi non sono tanto visibili. Questa figura che avevo preso dalla documentazione del JDBC. C'è un'interfaccia, noi abbiamo in alto a destra, vi leggo io le classi che ci servono. In alto a destra c'è un'interfaccia che si chiama connection, è quella che conosciamo. C'è anche un'altra interfaccia che si chiama data source. Data source è l'interfaccia che ci permette di interfacciarsi con un insieme di connessioni. Poi in realtà c'è una sottointerfaccia che si chiama connection pool data source, che è un tipo di data source che implementa proprio il connection pooling, e poi un tipo di connessione che si chiama pooled connection. Ma tutti questi oggetti e interfacce sono un po' dietro le quinte rispetto a noi. Ciò che a noi interessa sapere è che se noi otteniamo una connessione direttamente dal signor driver manager, quella connessione ce la gestiamo noi. Ma in alternativa possiamo avere un oggetto data source che gestisce lui le connessioni per noi e ce le dà in prestito. Okay?
Quindi impareremo a parlare non più con driver manager, ma con data source. Dal nostro punto di vista cambierà pochissimo, dal punto di vista dei metodi che dobbiamo chiamare, ma il funzionamento che ci sta dietro ovviamente è diverso. Salto queste parti perché sono relative a chi fa Tomcat. Ecco. Il problema è che l'interfaccia data source non è implementata nativamente dentro il driver JDBC. No, fa lui. Allora io avevo cercato e trovato una libreria che fa questo mestiere. No? Questa libreria si chiama C3PO, o P0 in realtà, che trovate a questo indirizzo, che definisce un'implementazione dell'oggetto data source. Quindi, se vogliamo, noi modifichiamo un po' il nostro progetto, usiamo questo C3P0, Connection Streaming Pooling, abbiamo una libreria in più, che è relativamente facile da usare. Adesso proviamo a ingrandire queste immagini, forse un po' troppo. E cosa ci dice? Ci dice che per poterlo usare, ovviamente importiamo la libreria che ci serve, dobbiamo installarla, e dobbiamo inizializzare ovviamente il data source. A questo punto non siamo più noi, non è più la nostra classe che apre le connessioni, è questo oggetto data source. Quindi creiamo un oggetto combo pool data source, che è l'oggetto che viene fornito da questa libreria, e a questo oggetto dobbiamo dargli dei parametri con cui lui si può collegare al database. Prima di tutte la JDBC URL, il resto è opzionale. Quindi fondamentalmente dobbiamo impostare la JDBC URL che noi conosciamo, non la usiamo più noi, ma la passiamo al data source in modo che lui la possa usare ogni volta che deve aprire una connessione nuova, perché lui serve. Dopodiché noi abbiamo questo CPDS, Connection Pool Data Source, dal quale possiamo, qui non c'è scritto nell'esempio perché non è molto gentile, ma possiamo chiamare direttamente il metodo getConnection. Quindi questa è la parte di inizializzazione che abbiamo già visto sul sito. Inizializzo la connection pool data source all'inizio, da qualche parte, la prima volta. E poi, semplicemente... Oh, ma non ho scritto. Semplicemente, quando voglio una connessione nuova, farò un cpds.getConnection. Scusate, non l'ho scritto. E il metodo si chiama sempre getConnection, ma a questo punto non è una connessione nuova, ma è una di quelle già aperte, già gestite. Allora, con questo riusciamo a evitare, semplificarci la vita e evitare... Niente, non c'è scritto. Evitare il tempo perso ad aprire e chiudere connessioni. Quindi, questo ovviamente non velocizza l'esecuzione delle query, ma quando ho tante query da eseguire, magari brevi, allora può aver senso usare questa libreria per ottimizzare i tempi di connessione. Ecco. Nel frattempo, mentre parlavamo, il signore è riuscito a caricare il grafo e tipicamente, ovviamente, il grafo è uguale a prima. Tra cane e orto, il cammino lo trovo lo stesso, è sempre lo stesso di prima, quindi ci ha messo solamente più tempo perché abbiamo calcolato il grafo in modo, in questo caso, meno efficiente. Quindi, se volessimo implementare questo metodo, cosa dobbiamo fare dal punto di vista pratico? Beh, innanzitutto dobbiamo scaricarci questa libreria. Io, non fidandomi della rete, me l'ho scaricata già prima. Eccola qua, C3P0 eccetera, 0952 è l'ultima versione che ho scaricato oggi. Dentro questo
ci sono solo i sorgenti, bisogna sbagliare, aspetta l'altro. Binario, ok. Abbiamo dentro dei jar che dobbiamo aggiungere, no, all'interno del nostro progetto. Aggiungiamo il nostro progetto e poi usiamo questo connection pool data source. Scusate, sto guardando l'orologio perché alle 14 devo cedere l'aula a un signore che deve parlarvi, deve dire delle cose sulla magistrale. Quindi sto valutando che non riusciamo forse a finire l'esercizio col connection pooling prima delle 14. Quindi io teniamo in sospeso l'implementazione del connection pooling, perché volevo fare con voi anche un ragionamento, cioè il passaggio successivo. Allora, noi abbiamo detto, fare le query così è un disastro, perché devo fare un milione di query e ciascuna delle quali mi costa qualche millisecondo per la query, più, molto di più per la connessione. E ci siamo detti, che dobbiamo finire, finiamo la prossima volta, proviamo a usare questa libreria per vedere di quanto riusciamo ad abbattere il tempo di connessione. Ma magari possiamo fare ancora di meglio. Cioè io so che questo costa 30 millisecondi. Se lo faccio 4 volte, costa 4 volte 30 millisecondi. Più i tempi di connessione, eccetera, eccetera. Ma cosa succederebbe se io complicassi questa query? Se la facessi così. Cioè, anziché fare 4 query col trattino ogni volta in un posto diverso, faccio una query sola con un OR che mi dovrebbe dare in un colpo solo le 4 risposte. In questo caso non è particolarmente ottimizzata, perché il tempo di esecuzione netto della query è passato da 30 a 280, in realtà, e mi aspettavo che quadruplicasse al massimo, invece è andato peggio. Questo dipende dall'ottimizzatore delle query del database. L'idea però potrebbe essere, noi stiamo ragionando su qual è la soluzione migliore di uno spettro di soluzioni possibili. No? Le soluzioni possibili che abbiamo immaginato sono: la prima soluzione, una query, diciamo, in ogni caso una query iniziale per avere l'elenco delle parole. Ok? Le parole sono i vertici, quindi V parole. Sono i vertici del grafo. Dopodiché, in una soluzione abbiamo detto, caso 1, il primo caso è, la prima possibile soluzione è lavoro in Java, senza più usare il database, e valuto tutte le n quadro, v quadro combinazioni controllando, analizzando le stringhe. Questo finora è stata la soluzione più veloce, era istantaneo quasi. L'ho potuto fare perché il test per chiedermi se due parole dovevano essere connesse o no, in questo caso si poteva ottenere semplicemente guardando le parole. In generale questo non si può generalizzare. Se io vi do il nome di due fermate della metropolitana e vi chiedo sono collegate, e non vi basta guardare due fermate come si chiamano per sapere se sono collegate o no, non vi basta neanche sapere se sono nella stessa linea, perché magari sono la stessa linea ma una all'inizio e l'altra alla fine. Quindi serve informazioni in più rispetto alla conoscenza dei vertici per determinare gli archi.
di solito. Quindi in questo caso non sempre è fattibile. Se è fattibile rischia di essere più veloce, perché se i dati li ho già in pancia si tratta di analizzarli. Poi ci sarebbe un caso 2 che noi non abbiamo fatto in questo caso, è considero in questo caso, v al quadrato coppie, e per ciascuna faccio una query per sapere se sono collegate. Questo noi non l'abbiamo fatto. Ci siamo detti, ma no, è folle, no? Per ogni coppia fare una query e dire questa parola è simile a quell'altra. Però se tornassi l'esempio sulle stazioni della metropolitana per sapere se sono collegate o no, magari devo fare una query per sapere se c'è... La prossima volta vedremo come sono fatti questi dataset per i trasporti e effettivamente dovremo farlo. Oppure c'è un caso 3 e quindi alla fine il DAO mi darebbe un'informazione booleana. Collegato o no? Poi c'è il caso 3, che è quello su cui abbiamo provato a lavorare, non ci soddisfa ancora tanto dal punto di vista delle prestazioni, che è quello di dire considero i V vertici e per ciascuno chiedo al database di fornirmi l'elenco dei vertici connessi, adiacenti. Quindi farò V query un pochino più complicato. In questo caso noi avevamo una sorta di 3A, faccio più query, oppure per una per posizione del carattere, e poi un 3B, faccio una sola query più complessa. Non diamo mai per scontato che uno sia meglio di due, che sia meglio di tre o viceversa. Dipende dai casi, dipende da quanto sono complicati i dati. Anche il caso 1 magari è più veloce se mi sono prima caricato tutti i dati, ma magari potrebbe anche essere complesso analizzare questi dati per capire se c'è un vertice o no, quando in realtà chiedere un database è più veloce. Quindi cercate di, anche in vista degli esercizi più complessi, non partire con un preconcetto, carico tutti i dati, elaboro, oppure faccio fare tutto il lavoro al database. Cerchiamo di, almeno mentalmente, pensare alle varie alternative e poi ne prendiamo una. Ma non date per scontato che sia solo una o solo l'altra. A volte abbiamo visto agli esami gente che si perdeva magari a fare cicli annidati mortali in Java, quando in realtà in una query di 6 caratteri non riusciva a avere i dati che serviva. Oppure viceversa, gente che cercava di fare il database delle cose complicatissime che in realtà non servivano perché i dati li avevi già. Quale sia il più efficiente di questi metodi dipende. Al momento, e ci sembra, in questo esercizio specifico, ci sembra difficile battere il caso 1. Ma negli esercizi più complicati che vedremo, dove i dataset sono un pochino più complicati, più articolati, il caso 1 quasi mai sarà applicabile, perché non avremo all'inizio tutta l'informazione che ci serve. E quindi dobbiamo un po' imparare a gestire cosa faccio in Java e cosa faccio a fare al database. Soprattutto per operazioni pesanti come quelle, per esempio, la creazione del grafo è almeno quadratica, e quindi il numero di operazioni da fare è elevato, e devo cercare di farle al meglio. Io qui mi interrompo qua, rimandiamo la prossima volta l'implementazione, quindi anche il timing del connection pooling. Adesso dovrebbe arrivare a minuti o a secondi.